dedicato ogni sforzo per coordinare, per poter realizzare questa seconda area fitness, che è una seconda area di calisthenics. Questo è uno sport molto in voga, soprattutto nei giovani, e piano piano sta prendendo piede anche con le persone più adulte. Calisthenics dal greco kalos bello e sthenos forza. In pratica sono delle attività a corpo libero con l'utilizzo di sbarre parallele, anelli, spalliere e scala orizzontale, utilizzando il peso del proprio corpo. E per gli atleti avanzati si utilizza anche dei sovraccarichi dei pesi chiamati zavorre, tutto per migliorare le qualità della forza massimale, e si utilizzano degli allenamenti isometrici, cioè con una forza resistente statica, ed esercizi isotonici in movimento. E in pratica servono per migliorare queste qualità di forza massimale e di resistenza. Ed è anche adesso, ha preso sempre più voga questa tipologia di esercizio all'aperto. Poi noi stiamo qui sulla costa, sulla passeggiata, ed è fantastico vedere ogni giorno i ragazzi che si cimentano in queste attività, e ci riempie di orgoglio, di gioia, vedere così affollato e apprezzato questa struttura. E dicevo, questo è anche considerato dal lato fitness, perché in pratica è come se fosse un allenamento funzionale, in cui vengono messe alla prova e si esaltano quelle qualità di flessibilità, elasticità, di equilibrio, sempre con il fine di poter raggiungere un incremento di massa muscolare. Ecco, speriamo, e me lo auguro per tutti, di non tornare a quei livelli esasperati, però abbiamo riscontrato adesso in questo periodo così in piena estate che i ragazzi vanno proprio alla ricerca di queste attrezzature, sia per il benessere sia per il passatempo. Ecco, creare questa cultura verso lo sport, questo è importantissimo alle nuove generazioni. E faremo di tutto perché noi abbiamo in mente, io come consigliere allo sport, già abbiamo visto una nuova area, perché vogliamo fare in una zona qui antistante una struttura polivalente con un campo di basket, un campo di calcetto e anche un campo di beach volley.